Scaldano i motori della Proloco Teggiano, anche se la Proloco lavora per questa manifestazione e altri eventi durante tutto l'anno, però ovviamente 11, 12 e 13 agosto sono le giornate più importanti per la Proloco Teggiano. Presidente, allora a che punto siete con l'organizzazione della nuova edizione? Ah, siamo in una fase avanzata ovviamente, noi da tempo stiamo lavorando su questa manifestazione e quindi ancora manca qualcosa, qualche tassello da comporre, ma siamo sicuramente a buon punto. Concluderemo le nostre iniziative programmatiche a breve e quindi poi più in là daremo anche dei dettagli su quelle che sono le novità e il programma che abbiamo immaginato per questa 29ª edizione. Che tipo di edizione vi aspettate quest'anno? L'anno scorso è stata quella del ritorno alla normalità e quest'anno cosa vi aspettate? No, noi ci aspettiamo sempre di che la cosa possa essere gradita, perché ogni anno tutti aspettano grandi cose, grandi novità da questa manifestazione e noi cerchiamo nei limiti del possibile di migliorare, perché poi non è semplice migliorare una manifestazione che oramai ha avuto già un grande successo. E noi cerchiamo di migliorare e se non altro di mantenere gli standard degli anni precedenti e quindi ci aspettiamo che possa essere anche quest'anno apprezzata. Come sempre la manifestazione possa avere tanta partecipazione e tanto successo, possa essere gradita particolarmente a chi partecipa. È sicuramente una manifestazione che rappresenta lo spirito della città di Teggiano. Ma questa è la forza della nostra manifestazione, perché questo è oramai nel DNA del teggianese, alla tavola della principessa Costanza è nel DNA del teggianese. Per cui tutti partecipano con entusiasmo, i soci, ma non solo i soci, e quindi partecipando tutti sentono loro l'iniziativa e quindi e questa è la ragione del successo, la grande partecipazione, l'amore che si ha per questo e questo credo, spero che anche quest'anno sarà così e quindi continuiamo su questa strada. E tra l'altro una manifestazione che ha travalicato ormai i limiti e i confini regionali, perché se ne parla in tutta Italia, corrono da tutta Italia e anche dall'estero. Sì, ovviamente noi gli ultimi anni la comunicazione è trasformata, con i social oggi noi possiamo arrivare in tutte le parti del mondo, no? Quindi noi abbiamo ogni anno delle richieste oppure di partecipazione anche da lontano, ci chiedono di voler partecipare, ripeto, in maniera diversa, perché chi è lontano può soltanto assistere o partecipare attraverso i social e quindi questa oramai è una manifestazione che è conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. I 3 giorni di agosto sono un appuntamento fisso, quindi 11, 12 e 13 agosto già invito tutti a partecipare a questa bella manifestazione. Vi aspetto 11, 12, 13 agosto a Teggiano.